interrogazione invece riguarda gli aspetti economici della vicenda stadio, perché leggevo anche stamani un articolo in cui si diceva appunto che ancora non vengono consegnati 2 milioni dell'accordo transattivo. Eppure, diciamo, sono stanziati, stanno lì, c'è la disponibilità, sono stati approvati in consiglio comunale e sono pronti. Addirittura si parla di 15 giorni per fare questo versamento, no? Ma insomma, fare un bonifico non è che ci serva più di tanto. E allora mi viene da chiedere all'assessore, ma se questi 2 milioni non vengono erogati, corriamo il rischio che rimanga in piedi l'arbitrato? Prima domanda. E poi forse alcuni mi invitavano a pensare, ma probabilmente perché non vengono dati ancora questi soldi che poi dovrebbero essere fatturati dalla Soleia, no? E nella fattura dovrebbe mettere il problema IVA. Cioè vi chiedo ancora, l'IVA, che voi avete detto e assicurato anche per bocca di tecnici e di varie professionalità venute direttamente in questo consesso, è dovuta l'IVA o non è dovuta? Perché siccome poi per tanti problemi alla fine noi abbiamo bisogno di soldi, questo ci farebbe sbilanciare di 1 milione di euro. Quindi interviene assessore l'arbitrato sull'IVA, adesso è chiaro se è dovuta, è stata detta la verità in Consiglio Comunale quando hanno assicurato per ottenere il voto da parte di tutti i consiglieri, ci hanno rassicurato dicendo che l'IVA non era necessaria e non era dovuta. Perché non si chiude questa vicenda quando noi parliamo di stadio che torna nella disponibilità in bonolis del Teramo Calcio, che in realtà non può nemmeno allenarsi in questa struttura e tutti si vantano di dire che siamo tornati a casa? Prego, assessore Ferri. Grazie Presidente, grazie Consigliere Ruffo. Allora, il primo punto su quale voglio rispondere è la questione, diciamo, dell'IVA, che ormai è una questione di cui si è parlato molto. Io non posso che confermare quello che è ampiamente documentato in tutti gli atti che sono stati messi a disposizione in occasione del Consiglio per la risoluzione della Convenzione. E il fatto che, per quanto ci riguarda, non sia applicabile nel caso specifico IVA, deriva da tutta una serie di documentazioni, quindi è supportata dal parere del dottor Generelli, è supportata dal parere dell'avvocatura interna, ampiamente nella persona dell'avvocato Gustavo, fino anche nel parere del Collegio dei Revisori dei Conti, i quali hanno dato pareri favorevoli all'accordo e hanno soltanto dato un'indicazione, diciamo, di tipo precauzionale, ma quindi la posizione per quanto riguarda l'amministrazione circa l'IVA è che effettivamente non sia, nel caso di specie, condannata. Questa è la posizione che è coerente con tutti gli atti che erano a disposizione per appunto, la risoluzione della convenzione, la delibera di risoluzione di convenzione che è stata approvata da questo Consiglio Comunale. E questo è un fatto. L'altro aspetto è quello legato ai 2 milioni di euro di anticipo che sono effettivamente già previsti in bilancio. Non vorrei essere nuovamente tacciata di essere bugiarda, per cui non, ma credo che tra oggi e domani comunque verrà fatta la determina per 2 milioni di anticipo, quindi in realtà si sta andando avanti e il fatto che non sia stato ancora fatto è legato semplicemente alla questione che comunque parliamo di cifre alte, che comunque c'è un'interlocuzione anche con il gestore e comunque esiste la possibilità anche di fare l'anticipo, di versare l'anticipo, non necessariamente con un titolo fiscale. Questo, diciamo, i nostri legali ci hanno dato questo tipo di indicazione, comunque una cosa alla quale gli uffici stanno ancora lavorando, però in effetti si sta andando avanti. Parallelamente c'è la questione dell'arbitrato, il loro è prossimo ad essere espresso e nel momento in cui effettivamente verranno poi versati i 2 milioni, rientreremo in possesso dell'impianto in maniera proprio, diciamo così, pratica, fisica, facendo quindi un verbale, un sopralluogo, andando poi a riprendere possesso di quello che è il contenuto e il contenitore e in quel momento sicuramente ci sarà una richiesta congiunta di sospensione dell'arbitrato, ma siamo ancora nei tempi. Non so se ho risposto insomma a tutte le cose che mi aveva chiesto. Prego, consigliere.
Quindi ho capito che ancora abbiamo il pericolo incombente dell'arbitrato che potrebbe praticamente intervenire, perché deve essere sospeso nel momento in cui allora, ci sarà la dazione. Io non, cioè, non definirei, insomma, nel senso, è una cosa che sappiamo che è in corso, ma siamo prossimi comunque anche alla sospensione. C'è stata la materia del contendere nel momento in cui c'è stato l'anticipo, sostanzialmente perché riprendiamo l'impianto. Siccome avevamo capito che praticamente approvando in Consiglio Comunale quella delibera famosa sullo stadio, saremmo stati al sicuro da pericoli dell'incombenza dell'arbitrato. Invece apprendo che ci sarà ci deve essere l'anticipo dopo la dazione. Bene, io vorrei dire una cosa, che ricordo bene il parere di Gennarelli e dell'avvocatura, però mi sembra che non sia come dice lei, perché i revisori dei conti consigliarono nella loro relazione di stanziare 957.000 euro, e quindi adesso è un quota parte anche per i 2 milioni, no, consigliarono uno stanziamento prudenziale di 957.000 euro, quindi non è che abbiano detto viva non è dovuta. A questo punto mi sorge anche un dubbio, cioè forse l'amministrazione sta cercando in questo tempo una forma per evitare che ci sia una fatturazione da parte della Sorelle SRL, perché nel caso di una fattura credo che l'IVA dovrebbe essere dovuta. Se invece si fa magari una determina, una circumlocuzione, qualche altro strumento amministrativo, probabilmente dovrebbe esaurirsi soltanto nella dazione di 2 milioni di euro a cui non corrisponde però una fatturazione da parte della Sorelle. Mi sembra di evincere questo. Comunque, in attesa che si faccia chiarezza, noi siamo tranquilli, tanto il tempo è galantuomo e vedremo da che parte starà la situazione. Grazie. Grazie a lei. Mi sento di assicurarla sul fatto che in realtà non è questo l'intento, assolutamente. Va bene. Allora adesso